Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono stata un po' raffreddata, un po' influenzata, quindi, anzi, ho il naso ancora tappato. Sono stata un po' inattiva, ma sono tornata e riniziamo quindi con i video. Oggi andremo a guardare un'altra tattica per TH13, ovvero i super bocciatori. Li abbiamo già negli accampamenti perché ho cambiato tattica. Ho attaccato per provare questo esercito e mi è piaciuto come esercito. Quindi ho detto basta l'alo perché non sono capace. Quindi la utilizzerò soltanto per le sfide. E invece sto utilizzando i super bocciatori e mi ci trovo benissimo. Questo è l'esercito che andremo ad utilizzare. Vedete, abbiamo i super bocciatori, poi abbiamo sempre le truppe per pulire, sia prima che dopo aver messo i bocciatori. Ci serve il super spaccamuro per far entrare i bocciatori. Gli angeli invece ci serviranno per andare a piazzarli come abbiamo fatto sul TH12. Se avete guardato quel video, io ho messo gli angeli sulla sorvegliante. Ho fatto quindi un warden walk, ovvero appunto ho messo questi angeli, questi guaritori sopra sul sorvegliante per fare la prima fase di pulizia del villaggio. Ora, in questo caso io ho lo sputatronchi, ma in alcuni villaggi è meglio lo scagliapietre. Dopo aver fatto questa prima fase di pulizia, si richiama il sorvegliante, perché il sorvegliante si allontanerà un po', quindi si richiama con la regina per attirare la tua attenzione, il sorvegliante si avvicina di nuovo alla regina e da lì si parte con l'attacco. Questo poi lo vedremo. Ora abbiamo tre furie. Se volete togliere, magari c'è un inferno e volete toglierla con il sorvegliante, vi consiglio magari di mettere una furia sul sorvegliante. Io sinceramente evito perché ritengo che non è inutile, ma quasi. Non è come con la regina, perché la regina è più veloce. Il sorvegliante, essendo lento, mi sembra un pochino sprecata. Però certo, è vero che in quei casi dove devo andare magari a buttare giù un inferno, lì devo farlo per forza perché non ne puoi fare a meno. Poi abbiamo due salto. A volte porto due salto e a volte porto quattro invece furie. Dipende un po' dal villaggio anche. Però con le due salto mi trovo anche, forse mi trovo anche meglio, quindi per il momento io continuo così. Poi nel castello abbiamo Yeti, Golem di ghiaccio e la Valchiria e il mago. A parte questi rinforzi potete anche portare due Yeti e una Valchiria. È uguale. Cioè è uguale. Io mi trovo un pochino meglio con Golem di ghiaccio perché mi va a aiutare un po' nel momento in cui entrano queste truppe. Però se vi trovate meglio con due Yeti, ci stanno anche due Yeti e una Valchiria. Mi sembra di avervi detto tutto. A questo punto direi di passare al villaggio. Buona visione. Ecco qui il nostro villaggio. Guardiamoci un attimo il nostro esercito, eccolo qui. Allora, siccome che io pensavo di togliere un inferno, ma è troppo centrale ed è troppo vicina al castello, quindi rischiamo che le truppe ci uccidono il sorvegliante, cosa che non deve assolutamente succedere, il fatto che escono le truppe mentre il sorvegliante è da solo che sta pulendo. Le truppe devono uscire soltanto quando entriamo con il nostro esercito e quindi
automaticamente il nostro esercito va ad eliminare le truppe nel castello. Quindi non dobbiamo stanare, non dobbiamo fare niente, dobbiamo soltanto evitare che il nostro sorvegliante va a sbattere i denti contro le truppe in difesa. Quindi noi dobbiamo fare però così, cioè pensavo di fare così, mettere qui il sorvegliante, aiutare a pulire questa zona perché altrimenti ci mette 2 ore, aiutare a pulire anche quest'altra zona e farlo andare dritto su questa aquila, in modo che ce la toglie dalle scatole. Quindi togliere l'aquila all'inizio dell'attacco secondo me è buonissimo, perché è fastidioso. Quindi togliamoci l'aquila dalle scatole, il sorvegliante quando ha pulito l'aquila ha finito il suo lavoro, quindi andremo a mettere la regina magari più o meno in questa zona per far avvicinare il sorvegliante verso la parte centrale. Nel frattempo noi puliamo con le streghe o un cucciolo, puliamo, eliminiamo qualcosa qui, anzi possibilmente meglio il cucciolo. Le streghe, se le mettiamo dietro i bocciatori, fanno un aiutino in più ai bocciatori. Quindi, ricapitolando, resettiamo, mettiamo in questa zona il cucciolo per andare a toglierci quelle strutture lì. Mi hanno rubato l'attacco nel frattempo. Comunque, stiamo facendo ripasso, quindi non ci interessa. Poi, quando è pulita questa zona e quindi i bocciatori, diciamo, pensiamo che non escono, mettiamo i super bocciatori più o meno qui per farli entrare nella parte centrale. La macchina la metteremo anche lì, sempre per fare in modo di intanto togliere diverse mura qui magari. Anche se qui la macchina, forse qui lo spudatronchi non è, sì, non è che sia molto molto utile. Era meglio magari lo scagliapietre. Però siccome che vi porterò 3 attacchi con lo scaglia, no scagliapietre, scagliafiamme, allora volevo farvi vedere anche come utilizzare questa tattica con lo sputatronchi. Quindi in questo caso noi ci andiamo con lo sputatronchi. Fatto questo, noi dovremo andare a piazzare bene le nostre la nostra salto per non far girare i bocciatori. Quindi magari una salto la mettiamo qui e un'altra salto magari possiamo metterla qui, in modo che i nostri bocciatori, i super bocciatori, non girano, cioè non rimangono bloccati più che altro, anzi, però allo stesso momento anche non fanno giri strani e ci fanno perdere un sacco di tempo e ci fanno anche perdere magari un po' l'attacco. Poi per le furie non vi saprei dire, io una furia di solito la metto subito per aiutare i bocciatori, accompagnata al momento giusto con l'abilità del sorvegliante, ma in questo caso io, se riesco, la vorrei tenere per la parte magari qui centrale, intanto perché usciranno le truppe nella parte centrale, se si spostano bene usciranno le truppe e dobbiamo coprire, perché non abbiamo cure, quindi dobbiamo coprire il nostro esercito con le truppe avversarie. Dopo questo lungo tutorial direi di passare direttamente all'attacco. Buona visione. Ecco qui, allora ricapitoliamo, mettiamo il sorvegliante per andare verso quella difesa, quell'aquila. Poi ci mettiamo, però avete visto che ho messo prima dei guaritori, come al solito ho messo la mia mongolfiera. La mongolfiera serve per stanare eventualmente le bombe aeree
altrimenti andrebbero a far fuori, senza pensarci due volte, i vostri guaritori. Poi avete visto, non li ho messi subito gli stregoni. Questo perché se mettevo subito gli stregoni, li avrebbero uccisi le difese. Ho aspettato che le difese, soprattutto gli arcieri, targettassero piuttosto il sorvegliante per un attimo per andare ad aiutare poi in un secondo momento, come avete visto, buttando i maghi. Nel frattempo il sorvegliante si è fatto un po' di pulizia e va a buttare giù l'aquila. Io intanto ci ho messo sopra un cucciolo di drago per pulire. E quando volete far buttare giù al sorvegliante l'aquila o una difesa, un inferno o qualsiasi altra cosa, prima di andare a richiamarvi con la regina, il sorvegliante, state attenti che il sorvegliante ha buttato giù quella difesa che voi volevate appunto che buttasse giù, perché altrimenti il sorvegliante non butta giù più quella difesa, ma preferisce seguire la regina, quindi è tempo sprecato. Avete buttato un sacco di tempo alla fine per non risolvere niente. State attenti, avete visto, ho attivato purtroppo subito l'abilità del sorvegliante, ma perché,└└==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 �װ==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 
i bocciatori non hanno tantissima vita, quindi ho preferito buttare quasi subito, attivare quasi subito l'abilità del sorvegliante e ho buttato subito una furia. Questo poi ve lo vedrete voi come organizzarvi meglio. Poi avete visto, ho messo le streghe per pulire fuori. Se non mettevo le streghe fuori a pulire, vedete che i super bocciatori stanno seguendo tutta questa scia di strutture che sono rimaste fuori. Quindi avrebbero perso ulteriore tempo. Ora, siccome che io ho perso connessione mentre stavo facendo questo attacco, non ho buttato, vedete, gli arcieri, ma voi buttateli ovviamente. Io ho perso connessione, quindi non me li ha fatti buttare. Però buttate gli arcieri, non ve li tenete per ricordo. Ecco qui il nostro primo tris. Vi farò vedere altri due attacchi come al solito, ma saranno, anzi altri tre attacchi, ma saranno tutti e tre con lo scagliafiamme. Io l'ho fatto con lo sputatronchi per farvi vedere la differenza tra scagliafiamme e sputatronchi. In alcuni casi io mi sono trovata meglio con lo sputatronchi, in altri casi invece con lo scagliafiamme, quindi dipende anche dalla disposizione del villaggio. Buona continuazione a tutti, noi ci rivediamo a fine video per darci saluti.
Rieccoci qui ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuta questa tattica, mettete like, iscrivetevi al canale, ma non serve che ve lo dico, anzi, mi annoio anche io stessa a dirvelo. Se lo volete fare, mi piace che lo fate voi di vostra spontanea volontà, perché non ve lo devo stare a comandare io. E noi ci rivediamo al prossimo video con un'altra tattica. Ciao a tutti!